Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferri, o se preferite Manocchi. Sto facendo questo vlog, probabilmente anche con un riverbero incredibile, improvvisato totalmente a braccio, perché ora che finalmente ho una GoPro e posso metterla dove mi pare ad essere comunque ripresa con un frame rate decente e una risoluzione dignitosa, perché oggi è uscito l'ultima parte della serie su Detroit Become Human, della mia blind run. Ok, quindi adesso è stata registrata prima che il gioco uscisse, quindi l'ho registrata proprio totalmente blind, adesso so cose, ovviamente, che ai tempi non sapevo. Innanzitutto io ringrazio tutti per la partecipazione nei commenti. Questa cosa mi ha fatto un immenso piacere perché significa che la seguite non in maniera passiva, ma ci tenete sul serio. Però vorrei un po', non dico bacchettarvi, però mettere in chiaro alcuni punti. Punto primo, non ci sono scelte giuste e scelte sbagliate. È la mia run, sono i miei personaggi. È come se voi mi diceste, no, Connor deve diventare un deviante, se diventa una macchina, se rimane macchina è sbagliato. No, no, è la mia scelta. La cosa bella di questi giochi in teoria è proprio che i personaggi sono gestiti e scritti in maniera tale da funzionare in qualunque scelta tu faccia. Non sempre è così, perché le storie a bivi sono molto difficili da scrivere, va bene, però ne riparleremo, perché ho in mente di fare altri video, però scritti, fatti bene. Questo è proprio un vlog a braccio, quindi restate connessi, perché ne parlerò di alcune scelte di Detroit che non mi sono piaciute, di come secondo me potevano essere fatte meglio, e perché secondo me Connor è un fantastico personaggio, e io uscito a culo, esattamente come Hardy di Final Fantasy XV. Comunque è un fantastico personaggio immerso nella cacca. Comunque non è il topic di questo vlog. Quindi innanzitutto, ragazzi, non ci sono scelte giuste e scelte sbagliate, sono le mie scelte. Potenzialmente voi potete fare una run pacifista e fare brillare la bomba sporca alla fine, quello vi sembra coerente? A me no, però se nella vostra chiave di lettura Marcus è un personaggio XYZ e ha deciso in quel momento di fare quella scelta, non potete dire che è sbagliato. Quindi vi sto portando un esempio estremo, voi potete fare la run totalmente pacifica e poi alla fine fare esplodere la bomba sporca e cancellare Detroit e comunque lanciare una quantità di radiazioni e rovinare veramente l'ecosistema di parecchie miglia, per chissà quanti anni. Quindi il gioco te lo fa fare? Sì, quindi si può fare. Che poi sia scritto male o scritto bene, quello è un altro discorso. Per ora parliamo della mia scelta, cercherò di giustificarvela, non per dirvi ho ragione io, però vorrei, magari a freddo, chiarirvi il motivo per cui ho fatto quella scelta. Non è stata dettata dalla... c'è stato un fraintendimento, però ci sono delle motivazioni. Cominciamo. Allora, in pratica mi riferisco alla scena finale in cui il mio Marcus, super pacifico, super Gesù, super buono, caro, adorabile, non ha mai ucciso nessuno, mai tolto un capello a nessuno, a costo anche di farsi ferire, di fare morire degli androidi, ma pace assoluta, ha deciso di accettare il compromesso con l'agente dell'FBI. Ora non mi pare fosse il capo, era soltanto quello a cui avevano assegnato il caso, è talmente stronzo che neanche me lo ricordo, chiamiamolo lo stronzo dell'FBI. Va bene, lui cosa ci propone nella mia run? Dice, siete fottuti. Gli altri ribelli sono stati trucidati, voi, tenetelo a mente, voi siete sopravvissuti solo perché gli altri non avevano dei giornalisti a parar loro il culo, perché noi avevamo i giornalisti intorno, quindi lui non ci ha ancora ucciso perché ci sono i giornalisti che guardano, perfetto. E dice, visto che siete tanto simpatici all'opinione pubblica, vi facciamo questa proposta. Tu sarai libero, parlando con Marcus, tu sarai libero di fare quello che ti pare? E gli altri androidi verranno arrestati, non verranno distrutti, verranno arrestati. Ora, allora, partiamo dal presupposto che è ovvio che questa proposta puzzasse di merda, va bene? Tu, da giocatore onnisciente, punto di vista esterno, tenete sempre in considerazione che noi giocatori abbiamo la visione d'insieme, i personaggi no. D'accordo, i personaggi hanno una visione parziale, esperienze diverse dalle nostre, non hanno visto film sci-fi, non hanno giocato gli altri giochi di Cage, d'accordo? Quindi sempre distinguere il punto di vista interno dal punto di vista esterno. Ok, io da giocatrice, comunque cercando di immedesimarmi in Marcus, mi sono focalizzata non tanto sulla parte sarai libero di fare quel che vuoi, quanto sul fatto gli androidi saranno arrestati. Arrestati, signori! Un androide arrestato
significa che viene trattato come una persona, ok? Quindi viene riconosciuto un diritto. Tu non la arresti la lavastoviglie, tu non arresti una scatola nera, tu la sequestri, la apri, cosa che per esempio fa Connor durante il mio interrogatorio, prova a trattare l'androide come una persona, vede che non funziona e non attiva il suo protocollo di interrogazione che avrebbe attivato nel caso fosse stata una persona a essere interrogata. In quanto macchina, il mio Connor macchina, si sente macchina e tratta gli altri androidi come macchine. Quindi perché mai avrebbe dovuto interrogarlo? Ci prova in quanto deviante, in quanto quell'androide era un deviante, ma quando vede che non è collaborativo, gli entra in testa. Va bene, poi in realtà la scena dell'interrogatorio di Connor è una delle più belle, perché si vede Connor che utilizza il protocollo di interrogazione standard e fa il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Informatevi se non sapete cos'è, good cop, bad cop, che di solito sono due persone che interrogano, proprio per raggiungere il livello di stress ottimale. È una tecnica di interrogazione che dura molte ore comunque, si va per sfinimento e Connor lo fa da solo. Cioè, quando riesce a essere poliziotto buono e poliziotto cattivo, quella è una scena molto figa. Molto figa, una delle scene più belle del gioco per quanto mi riguarda. Ma il mio Connor non perde tempo. Il mio Connor è una macchina, è pratico. Ci prova, non funziona. Basta, io ti entro in testa, sei una macchina. Al contrario, nel momento in cui mi dicono sarete arrestati, il mio Marcus ha pensato ce l'abbiamo fatta. Perché? Partiamo dall'idea che se voi, molti mi hanno detto, ma tu stavi protestando pacificamente, appunto, resistere all'arresto non è una protesta pacifica. Io sto facendo un atto illegale, che sia un androide o una persona, sono delle riunioni non autorizzate, degli assemblamenti non autorizzati in suolo pubblico, non si può fare. Quindi il momento in cui ti dicono, basta, stop, you violate the law, no? Ecco, citazioni, vi arrestiamo. Tu alzi le mani se sei pacifico e dici d'accordo. Purtroppo il gioco enfatizza la questione, sto tradendo i miei simili, scusate per il casino che si sente fuori, se si sente, non lo so. Enfatizza la questione, sto tradendo i miei per essere libero, quando invece personalmente a me di essere salvato non interessava. Purtroppo sono dei limiti di gameplay, che, ma non per forza perché è scritto male, adesso ve le dico le cagate, questa non è una cagata, è un limite di gameplay, però io... Anche ingenuamente ho dato priorità alla questione, saranno arrestati. Perché? Avendo un'opinione popolare alta nella mia rana, quando tu vieni arrestato per una cosa del genere, vieni processato. In America c'è la giuria popolare a decidere, non è il giudice. Il giudice sottostà al giudizio della giuria popolare. E se la giuria popolare è popolare e ha dei rappresentanti, è il popolo dalla mia parte. Abbiamo vinto. Non solo verremo liberati, ma probabilmente comincerà un iter virtuoso dove gli androidi riceveranno dei diritti. Io nella mia testa, in quei secondi, mi sono fatta tutto quel film che probabilmente non sono riuscita a trasmettervi in blind run perché ero a caldo, non sapevo che stesse succedendo. A questo aggiungiamo il fatto che, comunque, cosa mi dice lo stronzo dell'FBI? Non vi abbiamo ammazzato perché ci sono i giornalisti. Ora, molti mi hanno detto, ma poi i giornalisti se ne sono andati. Ma siete scemi, quello è un buco di sceneggiatura, semmai. Ma vi pare che i giornalisti se ne vanno? I giornalisti sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene. Se cade una penna a una persona, una piuma, un capello, il giornalista deve essere lì a scriverlo. Quindi no, i giornalisti non se ne sono andati. E se non se ne sono andati è una cagata, perché il giornalista non se ne sarebbe mai andato. Cioè, quei giornalisti erano attaccati alle barricate e vi pare che se ne vanno? Fino a quando l'ultimo briciola, l'ultimo unghio sintetico di androide non è sparito? Assolutamente no. Quindi, è stupido che quello mi spara a sangue freddo, mi trucida davanti ai giornalisti. Io mai avrei potuto pensare una cosa del genere. Ora, onestamente potevo pensare o un finale buono, come vi ho detto, quindi un processo e tutta una serie di cose. Ho visto Animatrix, mi dispiace, forse ho sopravvalutato, no, senza forse, ho sopravvalutato la scrittura di Detroit in quel punto. Scusatemi, però anche nel finale peggiore, ovvero dove ci hanno mentito, vi abbiamo afferrato tutti, però adesso vi andiamo a smontare e magari succedeva che gli altri androidi finivano smantellati e Marcus veniva aperto e controllato, cosa che succede nel puro bad ending, quando muoiono tutti quanti, tutti e tre protagonisti, quindi Connor fallisce, sta dicendo Iris, cara amore,
e Marcus viene sconfitto. In quel caso c'è un puro bedelli che Marcus viene aperto ed esaminato per scoprire dove è la devianza, perché infatti Cyberlife non lo sa. Comunque, mi aspettavo una cosa simile, semmai, ma anche in quel caso comunque hai l'opinione pubblica alta, quindi un atto del genere sarebbe stato visto un po' male, sarebbe stato un precedente, insomma, rimaneva comunque un finale, una opzione interessante. A questo aggiungiamo un altro fatto. Il mio Marcus, ripeto, non Marcus, il mio Marcus, è buono, non è un grafondaio, è cresciuto con Carl, che gli ha insegnato a essere, avere le proprie decisioni, essere un soggetto, un individuo con dei diritti, una personalità, ma rispettare il prossimo. Non è che Carl era uno stronzo figlio di Troia, poi magari sì, quello si può anche interpretare così, magari Carl era spocchioso e quindi Marcus è uscito fuori spocchioso, ma partiamo dal presupposto che non è assolutamente obbligatorio che Carl muoia in quella scena con Leo, col suo figlio. Può anche sopravvivere, quindi anche Marcus, ammesso che appunto al mio Marcus, mamma mia, i bassi però, all'incrocio, bestie, purtroppo vivono sotto l'incrocio, quindi immaginate il macello che c'è. Comunque, all'ingresso dell'autostrada, quindi ammesso, nel caso per esempio in cui magari nella mia storia Carl non fosse morto, a maggior ragione Marcus non avrebbe avuto alcun motivo di essere cattivo. Va bene, ma anche in comunque, in ogni caso, Marcus è cresciuto cambiando le mutande a un vecchio che lo amava e lo trattava come un figlio, cioè è sempre cresciuto nella bambagia, lo dice anche lui, d'accordo? Non è cattivo, non odia gli umani, non c'è nessun motivo, tant'è che per quanto mi riguarda quelle frasi dice sono un altro schiavo, vai a cagare Marcus, c'è gente che darebbe l'anno per essere al posto tuo a fare quello che fai tu, sono un altro schiavo, ma per cortesia. Comunque, opinioni, qui comunque a maggior ragione il mio Marcus non odia gli umani, e nel momento in cui vedi un rappresentante dell'FBI, ok, non un poliziotto a caso, non Hank Anderson, l'FBI, d'accordo, che viene lì al centro della piazza con i giornalisti e ti propone un accordo, per quanto puzzi, per quanto sia un ricatto, per quanto tu non abbia scelte in realtà, se non quella o la morte, non vai a rifiutarlo, pensi che sia onesto. Tant'è che poi lui cosa dice se quando ti spara lo stronzo ti dice voi androidi siete dei creduloni? E beh, ma comunque creduloni fino a un certo punto. Tu giocatore hai una visione d'insieme e lo sai che è un figlio di Troia. Molto scritto, bene, approfondito, mamma mia. Però Marcus no. Per quale motivo non doveva fidarsi? Per quali precedenti esistenziali ha per pensare che tutti gli umani sono malvagi? Non è vero, non è vero. Quindi un insieme di cose. Ora, io ho cercato adesso di spiegarvi brevemente perché secondo me la mia scelta non è incoerente. Anche perché appunto, piuttosto che, è ovvio che Marcus vuole diritti per gli androidi, ma tanto essere trucidati lì, alla fine, ok, era un simbolo, quel che vi pare, ma se si può evitare, se si può essere civili, appunto, una resistenza pacifica civile che rispetta le leggi americane. Voglio essere un cittadino americano, allora devo rispettare le leggi americane nel momento in cui non ho la possibilità. Le forze dell'ordine mi hanno arrestato, io non mi ribello perché non sono un ribellino, sono un cittadino americano. Io ho imposto la mia persona pubblicamente, ma nel momento in cui so comunque che sto compiendo un atto illegale e per le mie responsabilità avrò delle conseguenze, che non sono essere trucidato, appunto, ma essere arrestato e subire un processo con tanto di avvocato, perché devo dire di no? Ora, appunto, il gioco ti permette di essere super santo e poi di far esplodere una bomba sporca, va bene? Se tu riesci mentalmente, giocatore, a giustificare quell'atto, perché no? Non è incoerente. È una lettura del personaggio, come Connor Macchina, come Connor Deviante. Sono entrambe versioni plausibili. Quindi, sinceramente, ragazzi, io non penso che la mia chiave di lettura sia sbagliata. Semmai il gioco te la impiatta male e, per quanto mi riguarda, proprio perché dà un enfasi, cioè ti dice due cose. Tu sarai libero e gli altri sono arrestati. Però dà enfasi solo alla questione tu sarai libero. No! Ognuno la legge come vuole, però tutta la questione saranno arrestati, anche perché non sono arrestati, vengono smontati. Cioè, hai mentito su tutta la linea. Non lo so, la vedo una versione un po' banale. Poi, sinceramente, ultima cosa,
preferisco una versione del genere, ovvero una versione in cui il mio Marcus si è fatto imporrare, è stato ingenuo, è stato debole, leggetela come vi pare, ha avuto paura, quel che volete, va bene. Io preferisco una versione in cui Marcus, in quanto androide, la cambia mutande, va bene, prepara colazione, viene sconfitto. Parentesi, non è che se giochi a scacchi sei uno stratega, eh? Gli scacchi hanno dei turni, gli scacchi hanno delle regole. Una ribellione anarchica no. Quindi non ditemi gioca a scacchi, quindi alle strategie belliche, vi prego. Anche perché così giustificate quella cagata di Code Geass. Chiusa parentesi. Va bene. Però, appunto, cioè, preferisco una versione in cui Marcus è un non tonto e si fa fregare, d'accordo? Piuttosto che una versione in cui si dà i bacini con North e si mettono a cantare e poi la presidente degli Stati Uniti interrompe il macello, brutta stronza, potevi farlo prima, ma gli androidi stanno cantando quindi sono vivi. No, no, non significa niente. Non è che cantano e sono vivi, che cosa... Ragazzi, quella è una scena, guardatela, io neanche ve la faccio vedere. Cos'è un film di Natale degli anni 90? Cioè, vi prego, sinceramente io penso che sia più bello in realtà vedere un uomo, appunto, un androide che si sente uomo in quanto uomo fallisce, pur essendo puro di cuore, pur avendoci creduto, per essere stato ingannato da degli uomini cattivi, dagli uomini malvagi, ok? Perché in quanto puro è migliore delle persone, quindi comunque pur fallendo ha dimostrato a livello narrativo di essere migliore, perché si è fidato, d'accordo? Io preferisco un Marcus del genere che la scenetta cringe, dove quelli si limonano non si sa perché hanno questi istinti umani, nonostante non lo so, vabbè, quello è un altro discorso e ci farò un video riguardo. Ma quindi, ora io non sto dicendo che ho fatto bene, questa è la mia storia e questo è anche il nome del trofeo finale del gioco. This is my story. Questa è la mia storia. Non è sbagliata. Poi se ne può discutere. Secondo me dovevi far questo per dire, ma non potete scrivermi hai fatto una cagata. No, è la mia storia. Il mio Marcus ha fatto quello. Io non mi pento di nulla. Come sono felice della fine che ha fatto il mio Connor, macchina, coerente fino alla fine. E lui non ha sofferto nello scoprire che sarà sostituito, perché era il suo compito. Lui ha fatto quello che doveva. Comunque l'RK900 esiste grazie a lui o per colpa sua. Perché diciamo che Connor, dal punto di vista della Cyberlife, in realtà ha fallito. Se vi andate a guardare il video sul vero finale che ho fatto con Sabaku Maiko, lo trovate sul canale, magari capite a cosa mi riferisco. Diciamo che Connor macchina è un fallimento della Cyberlife, per quanto sia un successo del suo programma. Però, quindi... fatemi sapere che ne pensate nei commenti, però attenzione, appunto, this is my story, non è sbagliata. E io ho cercato adesso di giustificarvela, però stiamo sempre calmi, cioè non è che io vado a dire ah, Connor Deviant è una merda, sei un cretino, oppure ah, Marcus Anarchico è una stronzata. Lì magari è più una critica, ma io faccio in quel caso la critica a Marcus Anarchico, parte dalla base, dalla presentazione del personaggio, non dalle scelte che fa il giocatore, attenzione, perché voi mi state criticando una scelta. Non come ci sono arrivata. Per me Marcus Anarchico è sbagliato proprio di struttura, non per le scelte che va a fare in quanto anarchico. Quelle sono coerenti per quanto mi riguarda. Il problema è come ci si arriva, va bene? Quindi fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Questo è un test di inquadratura strano, quindi non so la luce, non so tutto. Magari per una volta si vedrà che gli occhi verdi, perché dovrei avere la luce contro, quindi si dovrebbe vedere. Non lo so. Comunque, fatemi sapere però, occhio, occhio, io non ho sbagliato, come non avete sbagliato voi. Cioè, le storie Quantic Dream, come comunque in genere l'avventura grafica puramente narrativa, che punta più alla narrazione che all'enigma ambientale, è questo, è scrivere la propria storia. Quindi, ditemi che ne pensate, mi raccomando, con calma, perché qua non nessuno offende nessuno, se non il fatto che... non ho detto niente, fatemi sapere, quindi io vi ringrazio dell'attenzione, spero che l'audio non sia troppo brutto e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video, ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento.
Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.